Ciao, sono Nicola Nocella, sono un attore, un regista e un produttore e soprattutto sono il presidente di giuria del Festival Cinema Ambiente Avezzano. Questo festival per me è importantissimo, io sono pugliese d'origine e sono molto legato alla mia terra, quindi sono arrivato qui ad Avezzano in Abruzzo e ho scoperto persone come il direttore artistico Paolo Santamaria di questo festival, molto legate al territorio, alla terra, alla propria terra come lo sono io, quindi c'è questo scambio culturale perenne anche di tradizioni, di abitudini, di bellezza, se posso usare questo termine. L'importanza di questo festival, che ormai è la sesta edizione ma la seconda di cui sono io il presidente di giuria, quindi insomma le ultime due sono quelle che contano, dai, diciamocelo veramente, no però scherzo, è la sesta edizione e soprattutto la seconda post pandemia, soprattutto post lockdown. È un festival che è importantissimo secondo me perché il tema dell'ambiente allegato al tema del cinema, anzi al cinema più che al tema, il cinema e il tema dell'ambiente sono due cose che oggi come oggi devono andare assolutamente di pari passo, devono essere una concatenata all'altra sia in ciò che raccontiamo, in quello che raccontiamo, ma soprattutto come lo raccontiamo. Sempre di più i set sono plastic free, sono green e questo ci permette di essere nel mondo in cui viviamo, quindi nel mondo che ha bisogno di avere molto a cuore la tematica dell'ambiente, la tematica ambientale. E per me il Festival Cinema Ambiente Avezzano in questo momento è il festival cinematografico che racconta e che raccoglie anche meglio tutti i prodotti cinematografici che parlano di questo e che sono su questo filone. Una delle grandi novità di quest'anno sono i talk alle 19:30, ce ne sono stati molti, la prima parte del festival li ha avuti sotto il castello oppure qui all'Arena Mazzini. I talk sono una delle cose più importanti, sicuramente la novità più importante di quest'anno, perché permette al pubblico di parlare direttamente o con gli autori o con degli ospiti oppure col presidente di giuria per avere direttamente un confronto con appunto chi è ospite in questo festival. Il talk è fondamentale, ma come è importante la visione dei corti, dei prodotti, dei documentari, dei lungometraggi che fanno parte, che sono stati selezionati appunto da Paolo in questo festival. Quindi io, se posso fare un invito a chi ancora non è passato qui all'Arena Mazzini o al cinema a vedere tutto quello che è il programma, che è ancora in corso, vi invito a venire a vederli, perché non è solo una questione di tema, non è solo una questione di ambiente, è che questi film sono proprio belli. Quindi vale la pena venire a vederli, anche perché il prodotto cortometraggio ci permette di entrare, guardarne due, poi uscire, entrare, stare un'ora e averne visti tre e poi andare via. Votate, perché siete la giuria di questo festival, assieme appunto a quella della giuria degli esperti, però la giuria del pubblico è fondamentale, quindi alla fine di ogni film c'è il QR code da inquadrare, ognuno può inquadrarla e votare il film che ha visto, quindi si diventa protagonisti essenziali di questo festival. Veniteci a trovare, non solo ai talk, i talk sono bellissimi, sono fighissimi, siamo qui in arena e si sta molto bene, però venite a vedere le proiezioni pomeridiane, che sono quelle del festival, gli extra programma, che sono la sera e sono tutti qui all'Arena Mazzini. Abbiamo un sacco di cose da dirvi e nel frattempo abbiamo un sacco di cose da farvi vedere. Poi non fate che mi scrivete su Instagram e mi dite: oh, non lo sapevo, ma tu eri ad Avezzano, possiamo farci una foto? No, cioè, se venite adesso sì, poi dopo. Insomma, avezzanesi, ma insomma marsicani, ma cosa state aspettando? È anche un modo per viaggiare, per aprire la propria mente, restando seduti qui ad Avezzano.